Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Questo video finalmente non vedo l'ora di farlo e sono contentissima. E questo è un video appunto di apertura del giveaway per i miei primi 500 iscritti. Ringrazio tutti i 500 e più iscritti perché si stanno iscrivendo altre persone. Ringrazio di cuore a tutti e non mi aspettavo di arrivare, insomma, a questo numero e sono contenta, ma soprattutto sono contenta delle persone che sto conoscendo, sono contenta dei commenti che ricevo ogni giorno, che vi assicuro, magari se ti giri con la luna storta e vedi un messaggio carino di una di voi, è veramente iniziare la giornata in un altro modo. Sembra poco, ma vi assicuro che questo non è. E quindi appunto volevo appunto aprire questo giveaway. Avessi le possibilità di fare un regalo a tutti i 517, 500 rotti che sono, però purtroppo non si può. E praticamente apro questo giveaway. Allora, per partecipare al giveaway è molto importante, dovete essere ovviamente iscritti al canale e dovete lasciarmi un commento sotto questo video. Sotto questo video mi lasciate un commento e io vi risponderò e vi darò il numero. Io terrò appunto la lista aggiornata di tutte le persone con i vostri numeri in modo che so che cosa corrispondono. E l'estrazione finale di questo giveaway avverrà, lo pubblicherò quindi. Tanto ve lo scrivo tutto nell'info box, pubblicherò l'estrazione, il video dell'estrazione il 27 aprile, che è sabato. Cercherò di pubblicarlo sabato mattina e quindi conoscerete appunto chi sarà il vincitore. Allora, iniziamo subito a farvi vedere che cosa vincerete, chi vincerà. Allora, innanzitutto, ovviamente, un profumo del dottor Taffy. Sapete che amo i profumi, quindi voglio regalare qualcosa che per me è fondamentale e quindi oltre al beauty, soprattutto i profumi. Ed è questo profumo di dottor Taffy che io su di me, diciamo, non mi piace particolarmente. Quindi, poiché è nuovo, ho pensato di regalarlo praticamente a una di voi. Vedete, ho fatto soltanto praticamente due spruzzi, taffetà e noti di mandorla. Non è un profumo, è un profumo dolce ma fresco, quindi a molte di voi so che piace, quindi ho detto invece di regalarlo a mia madre o altre amiche, ok, lo regalerò nel giveaway, quindi l'ho messo proprio da parte apposta. E quindi c'ho anche la scatolina, tanto che ci avevo pensato subito. Questo, dopodiché però voglio regalare anche una cosa che a me piace tanto, anche se sta andando fuori produzione e me ne sono rimasti soltanto due. E uno l'ho regalato a un'altra ragazza di voi perché volevo sentire le sue opinioni e un altro voglio regalarlo a uno di voi perché questo è un'acqua profumata dei Coloniali che spero che rimettano in produzione perché è buonissima. Ve ne ho parlato tante volte, è una vaniglia un po' talcata, si chiama Sexy Vaniglia dei Coloniali. Io l'adoro e me ne sono rimaste soltanto due, sta fuori produzione, però voglio regalarla perché questa parla tanto di me, quindi voglio diciamo darvi un profumo che mi rispecchia proprio perché è il mio giveaway, no? Questo è invece un profumo che so che a tanti di voi piace, soprattutto i profumi del dottor Taffy, e quindi ho pensato benissimo che a tantissime di voi questo potrebbe, anche la vincitrice potrebbe piacere. Però questo è un profumo che sapete, ne avete visto tantissimi video, ho parlato di questo profumo, è spettacolare, quindi ve lo do con tutto il cuore. Io però tanto ce n'ho altri due. Ok. Dopodiché passiamo, poi c'è una marea, allora, questa saponetta di Madara alla frutta per mani e corpo, una saponetta profumata, ai frutti di bosco dovrebbe essere, come un tuffo nella foresta nordica, purifica e nutre la pelle con la vitalità del mirtillo e la freschezza del ginepro. La base vegetale del sapone purifica mentre l'olio di jojoba nutre la pelle lasciandola morbida e piena di energia. Questo è un prodotto biologico. Poi
un altro omaggetto mi era stato dato, mi pare, dal sito Nuvolo Blu, dove appunto c'era anche questo e faceva parte della box. È questa saponetta saponaria sapone alla calendula che io non ho aperto, l'ho tenuta da parte proprio per voi. Poi iniziamo con la sfilza di tester che vi voglio far provare. Allora, poiché sono consigliere di bellezza Yves Rocher, ovviamente non poteva mancare, scusate, i campioncini appunto di Yves Rocher. Allora, dei campioncini di Yves Rocher ho messo. Allora, vediamo un po'. Ah, ho messo il fondotinta, poi ho messo questa crema anti-age e questa della linea Serum Vegetal. Poi, poiché ci potrebbero essere vincitori maschietti se partecipano, ho messo anche questi eau de toilette, saponette imbevute di profumo, che sono praticamente questi. Di sempre di Verocet da uomo, aiuto! Niente, ragazzi, mi casca tutto. Vabbè, poi ho messo una dopo shampoo della Lavera. Questo qui, molto buono. Questo è molto buono. Io l'ho provato. Della Viewpoint, una maschera liscio miracoloso 72 ore. Poi uno shampoo doccia da uomo di acqua di Bolgheri o Bolgheri di Dottor Taffi. Sempre di Dottor Taffi, un viso corpo super mono e gold, un super abbronzante. Poi un balsamo cetro e finocchio, nuova formula arricchita, ideale per capelli deboli e sfibrati di Alchemilla. Marchio altro che adoro, sono tutti, diciamo, questi, la maggior parte tipo, vabbè, Lavera, sono tutti, diciamo, Dottor Taffi, Alchemilla, tutti brand che a me poi piacciono tanto. Con le creme ho finito. Poi un altro, vediamo un po'. Poiché io sono consigliera di bellezza, sì, consigliera di bellezza, sono rivenditrice di profumi Iodeima, ho voluto inserire anche un tester che si chiama Joy, che sarebbe il dupe di Gucci Bloom. Quindi ho messo anche il campioncino di questo. Ah, scusate, ma metto anche a sto punto perché. Wowshant Complicidad, mettiamo anche un altro di Iodeima da uomo, se capita al maschietto, scusate, Complicidad mi pare che è uno di, scusate, ma tutti a memoria io non me li ricordo, è ispirato, Complicidad. Addirittura, ah, cioè lo trovo sempre subito oggi. Complicidad, non si sa. Che cos'è? Complicidad, cioè, no, assurdo, ragazzi, perché Paco Rabanne, aspettate, eh. Complicidad, no, assurdo, ragazzi. Cioè, Complicidad mi pare che è uno di Hugo Boss. Vediamo un po' che dice. Sì. Complicidad di Paco Rabanne, pure XS, pure XS, sì, benissimo. Ok, poi sempre da uomo anche sul Mona Essenza da uomo, che mi era stato dato quando ho comprato Essenza da donna. Poi, che poi quello ho regalato a una mia cara amica, che poi vabbè, magari lo scoprirete pure chi è.
Però molti profumi che non vedrete più è perché, ragazzi, io le regalo, perché se non mi trovo poi col profumo, lo regalo, tipo molti profumi l'ho regalati a mia madre, per esempio, a parenti, amiche, perché non mi trovo. Infatti adesso non farò più non comprerò più i profumi a scatola chiusa, perché a parte non si può spendere e poi non mettere, perché poi i soldi scarseggiano, quindi. Allora, poi ho messo un campioncino Ambre di Reminiscence, Patchouli di Reminiscence, Vanilla Cake, che io sto ancora, me ne è rimasto un po' e l'ho usato ed è buonissimo, sa di biscotto, proprio di quando fate, ve l'ho già detto, quando fate la cheesecake, frullate i biscotti col burro, sì, è quello l'odore, buonissimo. Poi di Montale Intense Caffè, questo è molto forte. Poi diciamo che questi profumi sono anche unisex, questi di Montale, la maggior parte, vabbè, poi vanilla, insomma. E Chanel numero 5, che molti di voi adorano, questo ve lo dovete provare, Dietro Jacquard, è buonissimo, è proprio buono buono. E poi Sweet Vanilla di Montale. Imperial Poudre di Rigaud. Poi abbiamo Omnia Pink Sapphire di Bulgari. E poi questi che avevo comprato da La Crisalide, che è Felanilla di Parfumerie Generale. E poi ne ho utilizzato soltanto un pochino, per farvi provare Blue Amber, sempre di Montale. Ragazzi, spero che tutte queste cose vi piacciono, lo spero tanto, ringrazio ancora tutti quanti dell'iscrizione e tutto quanto. Vi ripeto che l'estrazione finale, quindi il vincitore, lo scopriremo il 27 aprile, in mattinata pubblicherò il video. E vi ripeto, diciamo, nell'info box vi scrivo tutti i riferimenti, cosa bisogna fare per iscriversi, ma è semplice, ci si iscrive, mi lasciate un commento, io vi assegno, mi lasciate il commento scrivendo che partecipate e io vi metto vicino il numeretto. E ovviamente mi dovete scrivere che partecipate, perché magari non tutti vogliono partecipare, non gli interessano queste cose, oppure non partecipano di solito ai giveaway. Quindi e vi mando un bacio grande grande, grazie ancora veramente di cuore e spero che, insomma, vi piaccia questo giveaway e che vinca, no, che vinca il migliore è brutto. E un bocca al lupo a tutti. Un bacio grande grande.